Ma dov'è l'Islanda? È vicino Paola. Da, ma sai dov'è l'Islanda? È molto lontano l'Islanda. Salve a tutti ragazzi e benvenuti nella seconda parte di Competition is Life a Padova. Dunque, in questo episodio vedremo la conclusione di questa trasferta a Padova. Bene, che se non avete visto vi lascio nella i qui in alto a destra e anche a fine video. Dunque mi raccomando ragazzi, lasciate oltre 100 like anche per questo video. Mi raccomando, lasciate mi piace, condividete il video, iscrivete al canale se non siete ancora iscritti. Lasciatemi qua sotto tanti bei commenti che io li leggo sempre tutti. Piccoli appunti, lunedì prossimo uscirà il primo episodio di Spinning ai Siluri Top Water con la rana. Attenzione, preparatevi perché fanno paura le esplosioni del siluro a galla. Spero di fare più o meno 3-4 video, oltre a quello di lunedì. Ci saranno anche dei video più teorici dove vado a spiegare un po' il mio approccio, come penso per prendere il pesce, cosa pensa il pesce, eccetera eccetera. Dunque mi raccomando ragazzi, lasciate tanti commenti e scrivetemi anche qua sotto magari qualche approfondimento che vorreste per quei video che io andrò a farveli. Preparatevi tanti bei video in arrivo, mi sto impegnando veramente tanto e arriveranno tante belle cose, tra cui prossimamente, sicuramente entro dicembre, ritornerà la trotaria, mi raccomando. Dato che mi sono dilungato già abbastanza, direi via con la sigla. Scorso episodio di Competition is Life abbiamo visto la creazione della pastura, la piccola trasferta a Padova, la mattinata veramente traumatizzante che nonostante la malattia ho affrontato e l'inizio gara che era molto ma molto promettente. Ora vedremo il continuo.
La pesca non sta andando male. Bene o male, vedo che sia a destra che a sinistra stiamo prendendo. Forse io sto prendendo un po' di più rispetto a quelli di sinistra. Quelli a destra forse stanno prendendo un po' di più di me, ma più o meno siamo lì vicini. Non c'è una grossa differenza. Certo che però questo raffreddore mi sta veramente uccidendo e mi smorza veramente tanto l'azione di pesca perché mi fa perdere un sacco di tempo. Proprio oggi doveva venirmi il raffreddore. Poteva venirmi settimana che stavo a casa dal lavoro, che questa influenza, no. Se vogliamo mettere un weekend più sfigato, probabilmente questo sta nella top 3. Quello che mi resta da fare è pescare, concentrato. Meglio tenere sempre la zona bella pasturata perché se si molla un attimo con la pastura o si pastura magari in modo errato, si pastura troppo in fuori, troppo in dentro, da destra a sinistra, si rovina la linea di pastura. Bisogna tenere comunque una costante di pastura che non sia né troppa né troppo poca perché in caso di troppa sazieremo il pesce e ciao mangiate. In caso di troppa poca pastura, i pesci probabilmente andranno dai nostri vicini, cosa che non vogliamo. E bisogna tenere degli intervalli abbastanza regolari, che non siano né troppo né troppo poco.
Il posticino qua sotto comunque, qualche bel pescino esce fuori. Certo, niente di che impressionante, dato che prima di inizio gara là saltavano basse, che erano 2 kg. Cioè, mi faceva comodo, eh. Sto anche innescando il bigattino rosso, apposta per far sembrare una chela, un gambero, qualcosa. Magari vedi il basso, ma quello sarebbe il game changing della pescata. Oh, tutta inizio gara che c'avevo là il bass che mangiava, che roba che c'avevo una delle canne qua dietro con un jig, con qualcosa, mangiava di tutto sicuramente. Lo prendevo subito, oggi che sono al colpo, oh, non ci posso fare niente. Però almeno qualche pesciolino lo stavamo tirando fuori, quello è l'importante. Dove? Ah, ecco, piccinina anche. Guarda. Proprio verso di me. Pesa la docchi. Secondo te va da buttare dentro in asa. Te la spazza da bisat. Io guarda, è anche grande. Oddio, che problema hai i pesci? Non gli è più buoni da mangiare? Il ritmo qua è veramente rallentato, veramente pochi pesci. Vedo quelli a destra che qualche pesciolino lo stanno tirando fuori, però qua c'è un po' troppo vuoto. E ormai il tempo sta scadendo. La tromba vuol dire una cosa sola, vi era finita. Diciamo che io me la ricordavo un po' diversa. Veramente me lo ricordavo diverso questo campo gara. Penso che il peso minimo che ho fatto qua è 2 kg. Però si parlava anche di 5 anni fa. Per il fatto che non pesco qua da tempo, diciamo che sono riuscito a cavarmela. Guardando i pesi, direi che quello che avevo promesso è andato a buon fine. Ovvero, con ben 930 grammi, peso che per me sono pochissimi, che però per il risultato di gara, ovvero con un massimo del settore di 1,5 kg, 1,530 per la precisione, non è male. Un quinto posto assicurato, top 5, perfetta. Solo che mi dà fastidio il fatto che il quarto sia arrivato con 60 grammi di scarto, ovvero 990 grammi. Che se non fosse stato per quei boh 10 pesci slamati, nel senso che ferravo, tiravo indietro, i pesci si slama, boh, magari anche un terzo. Non dico primo, non dico primo perché no. Però terzo forse riuscivo anche a cavarlo. Peccato, peccato, peccato. Però non ci possiamo lamentare, dato che non pescavo lì da tempo, quindi è come pescare su un posto mai visto. Prima di arrivare in pesca non conoscevo né cosa avrei mangiato, né che taglia avrei trovato, e non sapevo neanche se avrei preso un pesce. Quindi le aspettative sono andate bene. Dunque, vi ringrazio tutti per aver visto questo video. Mi raccomando, lasciate like, condividetevi, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Lunedì prossimo, mi raccomando,
Siluri Top Water è una bestia di video, bestia, ma proprio bestia. E prossimamente nuovi episodi di Competition is Life. Ho già registrato un paio di episodi, prossimamente andrò a registrare degli episodi fotonici, non solo in singolo, ma anche in coppia, pesca in coppia. E dunque vi ringrazio per la visione, mi raccomando, lasciate like, condividete video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Direi che per questo video è tutto. Ciao a tutti.